queste dimissioni che potevano richiedere erano certamente le dimissioni basate sul nulla, in quanto ad oggi, come risulta dagli atti presenti dall'autorità preposta, risulto una persona sottoposta a indagine preliminare, quindi ben diverso da tutta quella macchina che si sta cercando di costruire, quella macchina del fango che si sta cercando di costruire all'interno e adiacente alla mia figura istituzionale e alla mia persona. Era dovere chiedere la seduta straordinaria perché già da diversi periodi, da circa un mese, la cittadinanza chiedeva sia a noi, sia a amici e a tutta la comunità di poter sapere di più in merito a questa vicenda che si è profusa fuori in modo negativo per il paese di Sant'Alfio. Ovviamente il Presidente, dopo la nostra richiesta di convocazione, ha convocato il Consiglio e siamo stati presenti all'adunanza proprio per far spiegare al Presidente e ai consiglieri quanto accaduto. Almeno in questo modo si può evincere qualcosa in più al di là di quello che si dice dalla stampa. Poi per confermare o meno questo saranno gli organi preposti a verificare appunto il tutto e a condannare qualcuno se bisogna essere condannato o meno.